30 parlamentari circa alla Camera e circa 10 al Senato dovranno votare una delibera di 20 righe. Votando queste 20 righe in 5 minuti facciamo la riforma delle pensioni dei parlamentari e i parlamentari prenderanno la pensione come tutti i cittadini. Quanto si risparmia in questo modo? Qui non è tanto una questione di risparmio, è una questione di milioni di euro di risparmio, ma il punto vero è che si cambia paradigma. Finalmente il parlamentare diventa un cittadino comune e non una persona che siede su una poltrona, fa delle leggi che ammazzano i cittadini, ma quelle leggi non si applicano a lui stesso. La sfida dei 5 Stelle ai vitalizi. Vede, noi non abbiamo alcun problema, nel senso che i nostri parlamentari non sono di nuova nomina come i 5 Stelle. Il problema ce l'hanno i 5 Stelle, facciano pure. Sono in totale dissenso, nel senso cioè che è ora di finirla con questa cosa per cui l'attività parlamentare sembra una cosa vergognosa. Sì, è un privilegio medievale. Ottimo punto di vista.